Bene ragazzi, bentornati sul North Friesisch Marsch. Come potete vedere, siamo ancora alle prese con le missioni che avevamo in corso. Ho inviato il trattore qua con la seminatrice a ricaricare i semi. Ho trovato che c'è il punto di vendita direttamente sulla mappa. Vediamo quanto che prezzi ci sono a differenza di quello comprato allo shop. Beh, 3.000, 2.510. Andiamo a vedere. Allora, qui no, diciotto, 27. Sarebbero 2.700 qualcosa, perché me ne servivano 3.100. Ok, vediamo invece questi semi. Sì, 8, 16, 24. Con questo andavamo pari con quello che abbiamo speso adesso. Invece con l'altro abbiamo risparmiato un po'. Però, visto che c'è la possibilità di comprarli direttamente sulla mappa e impostare OutDrive che lavora da solo, si risparmia del tempo, così che noi finiamo intanto la nostra, mettiamo in moto anche questo che l'avevo dimenticato, finiamo la nostra missione qui delle balle e poi avevo già visto un'altra missione che possiamo fare. Quando acceleriamo un po' il tempo, perché a 2 è troppo lento, mettiamolo a 3. Come avete visto, oggi, visto che questa puntata è venuta fuori al mattino, invece di fare Haute-Belleron al mattino e Nordfriesische Marsch al pomeriggio, facciamo oggi, visto che è sabato, facciamo una puntata normale di Nordfriesische Marsch al mattino e una puntata di un'oretta oggi pomeriggio. La stessa cosa la faremo per domenica, una piccolina al mattino e una di un'oretta al pomeriggio. Poi da lunedì ricominciamo con lo stesso programma. Nella puntata di oggi pomeriggio, poi, visto che ieri è andato in onda il tutorial, magari parleremo qualcuna delle domande, vediamo. Ne parlerò direttamente, cioè, direttamente, in diretta o durante il video risponderò alle domande. No, sbagliato. Su questo. Ehi! Ganci? Adesso sì.
Fermati. Che velocità. Hanno aumentato la velocità delle macchine che girano per la notte. Da un lato è buono, ma da un lato è troppo veloce. Ogni volta sembra che gli devono venire addosso. Boh, andiamo qua. Vediamo se quello ha completato il lavoro. Bene, mentre noi scarichiamo qui. Aia, fatto fuori una gomma, segnasse. Beh, diciamo qualche soldo. Bene. Ancora. Allora, l'altro nel frattempo aveva finito. Questo è tornato di nuovo qua. Non avevo attivato Autodrive e Courseplay. Però lui è carico. Adesso facciamo in modo che se dovesse caricare di nuovo, che ci vada da solo. Ok, andiamo questo dal punto più vicino. Ok. Stavo guardando se c'era qualcosa da attivare per far partire direttamente il trattore con la seminatrice. Quanto pare no. Adesso io intanto questo lo attiviamo, vediamo cosa succede. È la prima volta che lo provo. Normalmente nella versione precedente c'era da attivare un pulsante per farlo collaborare con Autodrive. Adesso vediamo. Allora, questo ha finito. Vediamo se ce n'è un altro di queste che possiamo buttare. Coltivatore, questo no, però qua dobbiamo prenderci ancora le balle. Volgi balle, no, coltivazione. Chissà se ci fa usare l'attrezzatura anche per un altro campo. Proviamo. Abbiamo detto. L'ho preso il 46. Il 46 dov'è? Noi siamo sul 42. 46 linfa. Dobbiamo uscire anche lì? No, si è venuto. Andiamo di qua. Andiamo di là. Bene.
Oh, e cosa c'è? E niente. Un RS6? Collezione degli Audi? Ne ho un'altra qua. Beh, sterzare al contrario non è il massimo. Boh, quel bel prato che c'è qua. Chissà se lo vende. Vendere in vendita. Devo vedere quanto costa. Qualcuno di voi gioca su questa mappa? Non so, a 46 ancora più avanti, sì. Quindi ditemi voi su quale mappa giocate. Magari facciamo un po'. Vediamo un po' le cose che ci piacciono a vicenda, le cose che non ci piacciono della mappa. Allora, se ci fa usare questa attrezzatura qui, noi preghiamo il gioco e guadagniamo qualche cosa in più. Se non ce la fa usare, ci ha fregato lui. Allora, questi... E collisione? Non c'è collisione. Che significa che se andiamo a calcolare anche cosplay, questi non c'è... Ah, eccolo cos'era successo qui. Infatti mi sembrava che avesse una posizione strana di trasporto. Oh, non funziona. Bene. Allora... Calcoliamo un bel percorso. Andiamo sul 46. Dov'è? Crea lavoro. Ok. Strumenti multipli, no, numero 3 perimetrale, dal centro, ok. Beh, ha fatto... sì, va bene. Vamo, gli diciamo di cominciare dal primo punto. Dal primo punto iniziale, ok. Siamo qui, questo lavorando, ok, noi andiamo a recuperare tutte le balle, ma quelli ce li portiamo nel nostro cortile, che c'era qua?
Sembrava che fosse qualcosa da sfruttare, ma niente. Vorrebbe una bella missione con 200-300 mila euro, ma era quella delle patate con 500 mila euro, ma durava troppo. Ah, ma 200. Vorrei iniziare a investire in oltre alle mucche anche in attrezzature così da fare i massaggi, da fare le missioni con i miei mezzi. Non so ancora, non ho deciso ancora in cosa investire o con cosa cominciare. Comincio con l'attrezzatura per l'erba, ma tanto noi andiamo incontro all'inverno, già siamo in inverno, visto che siamo in ottobre. Per questo inverno ormai no, ma dopo. Passiamo un attimo dalla stazione dei treni perché c'è un punto di vendita, mi sembra anche qui. Vediamo. Allora, vendi stazione dei treni, lì si vende. Ah, qui si acquista, ecco qua, c'è un altro qui. Cosa si fa però? Qui? Gasolio.
tratto sul campo 15-47%. Sul campo 15. Ah, sì. Ma io lo ricordavo che quello fosse il campo 15, perché ricordavo un altro numero della versione precedente. Sembra che il 15 era questo qua a destra. No, non ricordo male, un momento, mamma. Ah, tutte sono troppo veloci stamattina. Riusciamo a dare. Sì, abbiamo fatto dargli una spinta. Bene, siamo alla fine di questa puntata qua. Vi ricordo che oggi pomeriggio ci sarà un'altra puntata della North Frisische March, una puntata straordinaria, durerà un'oretta circa. Ci vediamo più tardi. Ciao!